Allora, prima questione, non siamo noi questi. Allora, a me è stato affidato un compito quanto mai gravoso, che è quello di indicare le nuove forme del giornalismo. Allora io, per non saperne né leggere né scrivere, innanzitutto ho messo un punto interrogativo, in realtà ne servivano almeno tre, dopo nuove, dopo forme e dopo giornalismo. Per il momento ne ho messo una soltanto. Andiamo avanti. Ecco. Bene, questo vado così. Allora, prima questione, qui già possiamo togliere un punto interrogativo. Si è parlato, non so se avete seguito la vicenda, che più o meno si ipotizzava che il giornalista potesse essere sostituito da un computer, addirittura ci si è chiesti quando è che una scimmia vincerà il premio Pulitzer, e il New York Times ha fatto anche un bel un sondaggio, una cosa online, facendo vedere le differenze, facendo scoprire le differenze tra un testo scritto da un umano piuttosto che da un computer. E terreno privilegiato di tutto questo era lo sport, perché c'era l'idea, soprattutto nelle università americane, che le cronache sportive potessero essere tranquillamente fatte da un computer. Se volete potete anche andare a vedere sul coso. Il problema però che cos'è? Che in realtà su questo possiamo stare sereni. Nessuna scimmia vincerà il premio Pulitzer e nessuna cronaca verrà sostituita completamente attraverso un computer. Perché quello è un modo molto antico di pensare il giornalismo. È un giornalismo che più o meno riguarda soltanto la capacità di mettere in bella, di scrivere in maniera chiara alcune informazioni. Il giornalismo non è questo. Il giornalismo, e questa è una delle tante possibili soluzioni alla questione, è raccontare ciò che succede, attribuire un senso, una direzione, utilizzare i molti frammenti che vengono raccolti ed è soprattutto fornire un percorso, un'esigenza di condivisione, è stato detto più volte, di costruzione di una comunità che evidentemente nessun computer riuscirà a fare. Il problema è che oggi però non si è soltanto giornalisti, non si fa soltanto giornalismo perché c'è un tesserino che ce lo garantisce, ma si è giornalisti per quello che si fa, perché appunto per la società è importante il giornalismo prima ancora che l'essere giornalisti. Anche perché veniamo per l'appunto da un mondo all'interno del quale era giornalismo quello che facevano i giornalisti. E che facevano i giornalisti? Facevano giornalismo. E il cerchio si chiudeva. E quindi tutto finiva lì. Tant'è vero che Jerry Seinfeld, che era un cabarettista, un attore americano, diceva: ma è sorprendente come il numero delle notizie che accadono nel mondo ogni giorno siano esattamente quelle che servono per riempire il giornale. Dice: guarda caso, proprio esattamente per fare 64 pagine, 48 pagine o mezz'ora di notiziario. Scusa, grazie. È carino qui. Sto leggendo, permetti. Mi scusi, signore. Grazie. Ordino qualcosa pure io. No, tu non ordini un cazzo, ormai è andata. Lasciami leggere il giornale, basta parlare. Eviterei volentieri di arrostire in una volante tutta l'estate. Raccontami una storia, Hoyt. La mia storia? No, non la tua storia, una storia. Se non ce la fai a lasciarmi leggere in silenzio il mio giornale, almeno raccontami una storia. Io non conosco nessuna storia. Non conosci nessuna storia? No. Allora te ne racconto una. Questo coso si chiama giornale. Stronzate per il 90%. Però è divertente. Per questo lo leggo, perché mi diverte. Tu non me lo lasci leggere, quindi adesso divertimi con le tue stronzate. Forza, raccontami una storia, vai. Beh, il fermo di un ubriaco al volante. Un ubriaco? Ma fammi mettere il colpo in canna. Ecco, venivamo da un mondo dove effettivamente il giornale era molto più interessante di tutto quello che succedeva all'esterno. Nel frattempo però che cosa è successo? È successo che abbiamo avuto la cosiddetta rivoluzione digitale, che ha abbattuto qualunque confine, che ha travolto qualunque certezza che avevamo fino ad oggi. Soprattutto perché
Mentre prima avevamo dei contenitori dedicati, il giornale per leggere, la radio per ascoltare audio, il grammofono, poi il disco e poi eccetera eccetera per sentire la musica, nel frattempo abbiamo un unico contenitore che ci consente che tutti questi linguaggi possano vivere serenamente, tranquillamente assieme. Non solo, c'era una volta il vecchio pubblico, quello al quale ci rivolgevamo, che si limitavano a guardare, leggere, ad ascoltare. Il problema qual è? Che oggi, se non ascolti, lavori con loro, lavori per loro, dai quello di cui hanno bisogno, non ti stanno a sentire. E soprattutto, e l'abbiamo detto più volte, è stato detto più volte, il problema della credibilità e dell'autorevolezza, anche perché la smentita a quello che diciamo dista un click. Perché se diciamo una fesseria, basta fare un click da qualche parte e trovare una versione diversa di quello che abbiamo detto. Tra le altre cose, non so, sono passati 5 minuti da quando ho iniziato a parlare. Ecco, in questi 5 minuti saranno stati caricati su YouTube qualcosa come 1500 ore di video. Più o meno in un giorno 50 anni. Quindi se io volessi vedere tutti i video che sono stati caricati oggi su YouTube, dovrei impegnare 50 anni della mia vita. Far passare un messaggio mediale, uno spettacolo televisivo, un settimanale, un sito web, per non parlare della pubblicità e per la maggior parte di finanze, uno spazio internet ai consumatori, il torrente di informazione, diventerà sempre più difficile. Molti giovani consumatori sono diventati essi stessi delle mini imprese editoriali che distribuiscono freneticamente i propri contenuti su Vine, Instagram, YouTube, Snapchat, eccetera, eccetera. È difficile ottenere attenzione per i media quando sono così presi a produrne di propri. Cioè, qual è la vera novità? L'abbiamo visto 2 minuti fa. Che c'è un sacco di gente che produce cose. Cioè, appunto, in un giorno 50 anni di video su YouTube. Quindi la concorrenza per la Gazzetta dello Sport, per Repubblica, per Corriere dello Sport, non è tra i giornali, è tra il mondo dell'informazione e il resto di quello che una volta era il pubblico e che adesso è uno straordinario produttore di contenuti. Saranno anche micetti. Per l'80% sono gattini, ma c'è un sacco di gente che guarda i gattini e soprattutto finché io impegno la mia giornata a produrre cose, intanto non ho il tempo per leggere tutto il resto. E comunque è questa la vera concorrenza che oggi siamo, tra virgolette, costretti ad affrontare. Cioè rendere, diventare molto più interessanti. Me lo fai partire per cortesia? No, prima. Prima. Sì, sì, dai. Vai. Quelli che hanno mandato via, parlateci. E poi hanno detto quello che sono stati ricoverati di tubercolosi. Ce l'hanno detto quanti tubercolosi ce sono stati. Noi non ci abbiamo siamo contenti se ci chiamate razzisti. Allora, non so se avete ascoltato, noi di voi non ci fidiamo, già proprio plasticamente, no, c'è il pubblico che sta sul trespolo e i giornalisti che stanno sotto. Noi di voi non ci fidiamo, se abbiamo qualcosa da dire lo saprà tutto il mondo attraverso Facebook. Questo è il diverso rapporto che oggi c'è tra chi scrive e chi avrebbe dovuto ascoltare. Qui c'è un altro video, magari andiamo avanti velocemente, non lo facciamo vedere, dove per esempio subito dopo gli attentati di Parigi c'è stato il mercato dei video venduti qui a una massa abbastanza ampia di giornalisti dagli abitanti delle banlieue e non solo, che hanno messo in piedi un bel mercato dei video amatoriali e finalmente sono riusciti a capire come guadagnare soldi con internet. No, cosa che gli editori fino adesso ancora non sono riusciti a fare. Intanto hanno venduto un bel po' di video. Quindi,
Vabbè, tra le altre cose che sono state travolte è il confine tra pubblico e privato, per l'appunto, dove il pubblico una volta era il regno sovrano e contrastato della comunicazione e dell'informazione, dell'informazione istituzionale. Oggi tutto questo non c'è più alcuna differenza tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. No? Abbiamo tutta una serie di comunicazioni che avvengono generalmente in pubblico con delle strane aberrazioni, perché poi diventa tutto talmente pubblico che per recuperare l'intimità sono costretti in pubblico a fare dei gesti che probabilmente andavano bene per un bambino di 5-6 anni fa. Pensate che cosa potessero dirsi Balotelli e Cassano, che già non hanno pubblicato su Twitter o da qualunque altra parte. Altro problema è che è crollata la distinzione tra contenuti e strumenti, quindi noi è inutile continuare a parlare di qualche strumento tecnologico che ci consente effettivamente di raggiungere il successo più o meno giornalistico e informativo, non è nella tecnologia che dobbiamo cercare soluzioni, ma evidentemente nei contenuti. Me lo fai partire per favore? Grazie. Questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te, che cazzo te dovevo dire? No, perché il problema appunto sono i contenuti, no? Che cosa diciamo, che cosa stiamo dicendo? Un altro problema in più a proposito di società liquida e della società che cambia, il problema della messa in scena. No, allora vi ricordate i carabinieri, quelli delle barzellette e delle cose? Ecco, noi adesso, anche qui possiamo farlo partire velocemente. Passano il primo cancello e sono in discesa. Cioè, questa è la cattura di carabinieri. No? La cattura dei carminati, i ROS dei carabinieri hanno messo in linea e quindi poi ripresa da tutti a distanza di tempo, non il giorno dopo. Esattamente, il video della cattura. Eccoli. Ragazzi, vado avanti, non vi tolgo la sorpresa, tanto l'avete già visto, perché qui se può partire anche questo, qui addirittura andiamo oltre. Questo è la ricostruzione dei RIS di Parma, anche questa è un'immagine, un filmato che è stato visto più volte, anzi moltissimo. Questo furgone ripreso in via Caduti di Brembati sopra, eccetera, eccetera. Ispezione del furgone. No, e qui viene fuori che questo è il furgone di Bossetti. Questa è stata considerata la prova regina dell'omicidio di Yara Cambirasio. In realtà, no, quando è stato chiesto ma perché non è stato proposto questo filmato al processo, il comandante Riss molto candidamente ha detto ma quella non è una prova, non può essere una prova, perché il primo furgone non è quello di Bossetti, non abbiamo alcuna certezza che sia stato quello di Bossetti ad andare in quel momento là. Però è stato costruito un filmato e gli ho detto ma perché c'è questo filmato? È stato costruito per la comunicazione, ovvero i RIS costruiscono oggetti, esattamente come i ROS prima, oggetti che vengono pubblicati sui nostri siti e che sono cose che vengono pubblicate così come arrivano. No? Tant'è vero che se noi vediamo poi, questo per esempio è un formato che sembra ripreso dalle Iene, in realtà è un filmato di YouTube organizzato dalla Polizia di Stato. No, e poi ecco, sono filmati che vengono, video al resto dei camminati, va tranquillamente nell'home page, cioè vengono messi in campo, vengono messi in scena, vengono costruiti dei pacchetti informativi da soggetti istituzionali, no, che vengono accettati, pubblicati così come. Addirittura possiamo pensare che così come avviene in politica, le cose vengono fatte solo quelle che possono essere comunicate. Io faccio delle proposte di legge che hanno maggior successo di essere comunicativamente forti. Allo stesso modo non possiamo escludere che prima o poi carabinieri, polizia e chissà chi altri mettano in piedi soprattutto quelle cose che hanno la possibilità di essere comunicate. E vedete anche qui come cambia il nostro mestiere. Nel momento in cui abbiamo a che fare con pacchetti informativi chiusi, pieni, belli e pronti per essere pubblicati. Oh, la stessa cosa fa la pubblicità addirittura. La pubblicità utilizzando al meglio strumenti social
in pochissimo tempo, nei tempi di una banalissima trasmissione via Twitter, organizza, per esempio questo è il caso di Suarez e Chiellini, no? Organizza tutta una serie di campagne fondate sull'ironia, tra l'altro uno strumento abbastanza complicato ma molto incisivo, che risponde perfettamente a logiche di informazione. Questa è informazione, un'informazione anche più astuta, più intelligente, più forte rispetto a qualunque altra modalità che potesse essere messa in campo, no? E che risponde molto, no? Addirittura io. E questo in tempo reale. Un tempo reale che consente alla pubblicità, per esempio, di gestirsela autonomamente tutta questa cosa. A differenza del passato, quando inserita nei meccanismi produttivi complicatissimi, per esempio di un quotidiano, faceva in modo che io compravo una pagina del giornale, non so bene quando usciva, e magari usciva esattamente in corrispondenza del primo schettino che pensava di sbatacchiare una nave di fronte all'isola del Giglio. E io quel giorno uscivo con la pubblicità in ultima pagina: vinci una crociera per il giorno più bello della tua vita. No? Però sarà casuale. È certo che è casuale, però la pubblicità allora non riusciva a gestirlo. Cioè, appunto, è casuale, però è stata costretta, ha subito, no? Perché non ha gestione, evidentemente, tutto questo. Ma tra l'altro sappiamo perfettamente la logica del pacchetto costruito, no? Quella delle conferenze stampa, cioè il mondo dello sport sulla propria pelle già ha rischiato molto in questo senso. Comunque, appunto, il problema vero è che nel mondo dei social, nel mondo digitale, i veri media siamo noi, ognuno di noi in realtà rappresenta questa commistione tra contenitore e contenuti, perché ognuno di noi in realtà non è più la vecchia idea di comunicazione che c'è qualcuno che emette, qualcuno che riceve, un canale là in mezzo. Ognuno di noi è contemporaneamente ricevente e messaggero. E quindi è evidente, questo è stato già detto, quindi andiamo avanti in velocità, quanto sia importante la qualità del lavoro giornalistico proprio per differenziarsi da questa massa enorme di altra informazione che arriva. A maggior ragione è valido quello che sosteneva George Orwell nel 1945: se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuol sentirsi dire. Perché il problema dei social è quella della ricreazione di una comunità autoreferenziale dove ognuno cerca la conferma dei propri valori all'interno del proprio gruppo d'amicizia. E allora, se un ruolo ci deve essere del giornalista, è esattamente quello di uscire fuori da questa logica, da questo meccanismo, e provare a dire quelle cose che appunto gli altri non dicono. E quindi, per esempio, tra le nuove forme del giornalismo, probabilmente una delle idee è quella di passare dal vecchio giornalismo delle 5W a quelle delle 5C, che è fatta di un contesto, quindi di contestualizzare tutto quello che diciamo, la conversazione, perché con tutto quel pubblico là, che non è più pubblico ma è produttore, bisogna parlare, bisogna conversare. No? I commenti nei siti non possono essere terreno libero per qualunque parolaccia, per qualunque insulto. Là dentro il giornalista deve esserci, non deve lasciare questo spazio appunto a un mondo misterioso e sconosciuto. No, deve stare lì, rispondere, moderare e conversare, appunto. Non solo comunità, la collaborazione eccetera eccetera, la cura dei contenuti, perché si è detto prima il giornalista che sia in grado di fare tutto, no? Quella specie, so chi si ricorda Otto e Barnelli quando c'era l'altra domenica che suonava con un braccio uno strumento, con l'altro le orecchie, ecco, quel mondo non esiste, non sarà così. Il giornalista dovrà essere una sorta di direttore d'orchestra, se volete anche di DJ, che riesca a tenere insieme i molti linguaggi che evidentemente non può gestire in autonomia. Dovrà essere un qualcuno che metta assieme video, audio, ma soprattutto che cambi completamente il senso delle cose, cioè non più. Adesso tutta l'informazione è a misura di contenitore, no? Io prima faccio il giornale, prima faccio il sito, prima faccio qualunque cosa e poi vedo le notizie che possono entrare là dentro. In realtà probabilmente la strada è quella di cambiare e sovvertire completamente il senso, cioè partire dalla storia, partire dalla notizia e su quella storia costruire le declinazioni possibili a seconda dei diversi device, a seconda delle diverse uscite, cioè io parto dalla storia, si parlava prima della corsa di Miguel, quella è la corsa di Miguel, il giornalista, i giornalisti
con un brand particolare, con un marchio particolare, lavorano su quella storia e poi ognuno la declina a seconda delle diverse modalità di diffusione. Un esempio è per esempio quello che fa NowThis, che è esattamente questa, l'home page non fa nulla, dice le notizie devono stare dove esattamente vivi. E oggi il mercato di Trionfale, il mercato di cose, purtroppo, per fortuna non lo so, è anche Facebook, anzi forse è soprattutto Facebook. Perché non è virtuale quel mondo, quello è un mondo reale, dove c'è gente in carne e ossa. Allora probabilmente molti discorsi e molte parolacce e molte nuove gergalità stanno là dentro. E allora bisogna che la notizia, che è quella, la storia, il fatto, che è l'evento principale, possa essere declinato nelle diverse combinazioni, nelle diverse modalità, secondo delle specializzazioni e delle specialità che attengono alle specialità giornalistiche. Non c'è un giornalista che farà tutto questo. Ma ci sarà un reparto, un uomo, un cristiano, una donna, qualunque cosa, che lo declinerà a seconda delle necessità. Va bene, questo è un modo di squadra, anche perché il giornalismo non deve essere... Mi guardi un attimo. Appunto, perché il giornalismo, che a un certo punto sembrava che l'unico giornalismo possibile fosse quello d'opinione... No? C'è chi si interroga su come accogliere i migranti e chi meno prosegue. Poi il modo di essere in campo molto spesso dei giornalisti, caso di una giornalista ungherese, troppo motivati, no? Può anche essere questo. Vicino al villaggio di Rosca, al confine con la Serbia. Prima lo sgambetto ad un uomo che con in braccio un bambino cerca di evitare la polizia, poi i calci ad altri due migranti, due adolescenti che così si sono appena divincolati dal blocco degli agenti ungheresi. No? E soprattutto non farci venire le paturnie se vediamo sull'autobus gente che è completamente immersa nello schermo del telefonino. Mi fai partire per cortesia? Grazie. E con questo ho finito, perché poi il mondo è sempre quello. La differenza è che prima i nostri papà erano immersi nella lettura del giornale sportivo, adesso tutti noi siamo immersi nel video del nostro telefonino. Grazie. Grazie Pasquale Lozzi.